Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Io mi siedo così vi spiego un po', ovviamente non sto sul bagno, vi spiego un po' la giornata di oggi. Da parte oggi devo farmi lo shampoo perché sti capelli. Ok, mi devo ancora truccare, mi devo dare una sistematina, infatti le mie occhiaie si vedono da meglio lontano. Allora, sono all'incirca quasi le 9, io sono svegliata dalle 7 e mezza, a parte che non ho dormito proprio, non so perché. Oggi è lunedì 20 settembre. Devo dire che si prospetta una settimana abbastanza ricca di impegni, ma anche un po' ricca di svago, perché comunque domenica è il mio compleanno, quindi ci stavo io a prendermi una giornata proprio all'insegna dello shopping, un po' di autoregali, ma penso che vi porterò insieme a mio. Allora, ma dunque, altrimenti io mi dilungo sempre tantissimo. Cosa farò stamattina? Non dico nella giornata perché non lo so. So quando uscirò, quello che andrò a fare, ma non so quando rientrerò, quello che riuscirò a fare di tutto ciò, di tutto quello che mi sono comunque programmata. Allora, i programmi di stamattina sono andare in posta mentre mamma va a fare la spesa, quindi ammortizziamo i tempi, e poi devo andare a spedire i pacchi. Stamattina vado a spedirli. E niente, raga, adesso mi devo un attimo truccare, poi quando ritorno. Prima di legarmi i capelli vorrei, ho fatto questo vlog anche principalmente per farvi vedere l'unboxing di AS Food che voi vedrete nel pomeriggio, forse mentre io mi starò allenando, non lo so, come organizzare un attimo questo vlog, ma oggi volevo registrare anche un video assaggio, quindi voglio vedere un attimo, forse quando rientro lo registro un attimo. Forse questa settimana uscirà una bella cosa su Magical che abbiamo realizzato insieme a mia sorella, ma vediamo un po', vediamo un po'. Secondo me vi piacerà perché è veramente un pezzo di cuore per me e penso che lo sarà anche per voi. E niente, raga, mi devo muovere, vado a truccarmi e ci sentiamo dopo. Eccomi qua, vi faccio vedere come mi sono vestita stamattina, ma quanto posso amare il color fluo. Poi questi sono i miei colori preferiti e ho detto vabbè, stamattina va così. Allora, magliettina fluo, Shein. Vabbè, la mia solita collana che non può mai mancare, è troppo bella. Pantalone, questo qui l'ho preso su Zalando, ma è Bershka, è bellissimo, ovviamente giusto due strappi e finisce un po', io li chiamo campana, però non faccio come si dice. Poi super sale che si stanno rovinando, ma vabbè, utilizzandoli tutti i giorni. E niente, ovviamente i miei soliti anelli, uno qua, l'altro qui con la scritta, che ovviamente non sta mettendo a fuoco, eccolo qua. I miei bimbi. E niente, raga, prendo la borsa e vado perché già sto in ritardo. Qui qua nel mio bellissimo studio, tendore qui, finestra lì, anzi balcone. Ok, allora sono rientrata da poco a casa, sono riuscita a fare tutto, mi sono dimenticata di andare anche un attimo dal cinese per prendere la lampadina perché la si è scaricata tipo in 3 settimane. Va bene. E niente, adesso accendo le luci, mi metto anche un attimo a registrare il video, così subito faccio perché si tratta alla fine di un quarto d'ora, così se sono in mattinata mi trovo lo edito anche, dovevo fare un attimo anche la copertina del video che uscirà oggi. E niente, mi muovo e faccio la recensione delle creme che non vedo l'ora, penso che voi la vediate o mercoledì o martedì. Allora, ho messo anche, mamma mia, come mi ho messo brutto. Ok, ho messo anche a caricare il video così dopo edito all'incirca 21 minuti, ma sicuramente sarà 16-17 minuti. E quindi quello che amo più fare quando so che poi trascorrerò il resto della giornata a casa, non devo fare niente, più tardi poi mi faccio anche lo shampoo, raga, e legare questi capelli. Venerdì ho preso anche l'appuntamento dal parrucchiere perché devo andare a togliere un po' di massa ai capelli, almeno lì possiamo toglierla tranquillamente perché sono veramente troppo doppi e quindi ogni 2 mesi, una volta ogni 2 mesi devo andarci. Se fossero tutto quando come a me potessero vivere tutte parrucchiere. E quindi niente, raga, devo farlo perché non li sopporto più, non riesco più a gestirli. E niente, quindi capelli legati, vado ad editare il video. E mamma, oggi io volevo mangiare la tagliata di petto di pollo con le carote. Infatti, mamma io ho fatto pasta e patate, non te le mangi? Vabbè, facciamo questo sacrificio e quindi oggi a pranzo pasta e patate, anche perché già so che
poi farò direttamente la cena, poi mi andrò ad allenare, no, faremo il post workout insieme. E niente, quindi non voglio parlare più di tanto, vado ad editare e poi vi faccio vedere anche un po' di preparazione di pasta e patate. Era da un bel po' che non vi aggiornavo qui giù, perché a volte è successo che ho fatto vlog nell'ultimo periodo in cui poi in quella giornata non sono riuscita ad allenarmi. E niente, leg day è andato, io adesso salgo sopra e vabbè, io adesso vi lascio allo spacchettamento dell'unboxing di AS Food. Non so come salirò le scale, è stato un bel leg day. E niente, vi lascio all'unboxing. Ho fatto un ordine su AS Food, è un appello ad AS Food, cioè poi non è che io faccio gli ordini e poi mi caccio della crema al limone, ci sono rimasta male, che poi sicuramente me la perderò, sicuramente sarà un'altra edizione limitata, perché non ricordo se quella che uscì precedentemente, non ricordo se era Fit Porno o l'altro marchio Love, che non mi ricordo, vabbè, comunque qui c'è il pacco, non ho preso tantissime cose perché... A parte che non è che sono uscite tantissime novità, però è uscita una super novità e quindi la dovevo prendere, poi ne ho approfittato io per prendere altre cosucce. Allora, pizze Scuderi, eccole qui, la solita pizza low carb, solo che adesso arriva nel cartone. Per il mio gusto personale sinceramente trovo il cartone esterno un po'... diciamo uno spreco, anche perché io la mangio a casa, quindi io butto il cartone e quindi inserisco la pizza nel piatto, ecco, non mi viene da prepararla in casa e poi metterla nel cartone. Per me poteva rimanere anche col pack vecchio, però non fa niente, apprezziamo l'evoluzione. Quindi raga, pizza low carb, buona, eccetera. Poi ho ripreso, per chi non si fosse perso, l'ultimo video, questo qui delle patatine, della GOTY7, ho preso le protein snack, questa qui gusto cipolla, c'è il video. Poi ho preso un po' di patatine varie, ho preso protein chips, queste qui gusto paprika, sempre della GOTY7, che poi raga queste non le ho mai provate, secondo me ho provato la versione grande, boh, ma chi si ricorda. Queste sour cream e onions, quindi non mi ricordo mai, cipolla e salsa pannacida. Ho preso queste per mia sorella che le ama, sono le chips di lenticchie e paprika, ovviamente raga avete sempre le cose sconto per gira 0,10. Poi ho preso della protein pancake, ho voluto prendere della protein pancake, della Nano, ho preso in protein pancake un po' di gusti, anche perché a parte ci sta la mattina, vado veramente di fretta in furia e quindi non mi va di preparare niente e mi mangio un pancake. Questo qui è cookies and cream, anche di questi trovate sul canale le varie recensioni. Mi avete chiesto di fare le playlist, di aggiornare le playlist, infatti raga mi devo mettere una santa pazienza e devo fare proprio una rivoluzione su YouTube, ma lo devo fare. Poi chips di lenticchie e chips queste qui di ceci e pepe nero della Biologico, sono biologiche, sono buonissime. Ah, te ne ho presi tre, così io, quasi finito, però tra poco arrivano le bombe. Ho preso poi gusto pesca, caramello e vaniglia. Questi diciamo in generale sono i miei gusti preferiti, ho voluto prendere cookies and cream, anche se non sbaglio non mi fece impazzire, però li ho preso perché così non va. Poi, novità. Ah, mi stavo squartando il dito, ho fatto proprio così, meno male non so. Sono belli. Comunque, marchio Maxi Protein, la Maxi Protein, io adoro le sue farine. Smaxis, vabbè ragazzi, Smarties, cioccolato bianco, ma le vedremo nel dettaglio in un video. Ma quanto sono belle, guardate i pezzi. Poi sono piccolini, no, boh, sono 250 grammi. Eccoli qua. Quest'altro qui gusto Kinder Bueno, nocciola bianca. A parte che mi servivano
anche per cambiare un po', ma veramente ho smaltito nel mese di proprio tutta l'estate, raga, non avete idea di quante creme proteiche ho finito e ho buttato, veramente. Quindi, C'è stato un periodo che non sono usciti no, perché è stato un periodo che, visto che non faccio video recensione delle creme da un sacco di tempo, non sono uscite tante novità, quindi ne ho approfittato per smaltire, ovviamente non mi sono messa a comprare niente. E poi le ultime due, sempre di questo marchio, comunque ho preso prima le due più particolari e poi... Eccole qua. Allora, questa è un bonbon croccante, io bonbon rocher, ta convido. Qui. E poi gusto cocco, perché ovviamente ragazzi sono sempre creme proteiche, sono belle liquide, mamma mia, non vedo l'ora di provarle. Ok, nulla, io spero, che io spero, vi lascio il proseguo del blocco.